Questo video è offerto da Mister Pancaro. Oggi effettivamente è stata una partita difficile, andare sotto già al decimo ha complicato un po' i piani, una Juve stava un po' bruttina, poi dopo con i cambi ne ha saputo aggiustare un'altra volta le cose. No, questa forse è una delle poche volte che non siamo d'accordo. Secondo me questa sera i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista. Dispiace purtroppo dover giocare una partita su un terreno di gioco così, che onestamente complica non poco le cose, e quindi questo ha potuto provocare qualche errore tecnico di troppo. Ma detto questo, i miei ragazzi stasera hanno fatto una partita di livello altissimo, hanno dimostrato per l'ennesima volta di avere un grande cuore, un grande carattere, l'ho detto a loro e lo dico anche a voi, io sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi, che oltre ad avere dei valori tecnici, perché sono forti, sono molto forti, hanno anche dei valori morali, quindi sono molto molto contento. Che cosa è successo in occasione del secondo turno? Perché abbiamo visto un po' le panchine avvicinarsi, scontrarsi, poi ci sono state diverse espulsioni. No, io... Tra l'altro Marra in sala stampa ha detto non mi è piaciuto l'esultanza di Pippo Pancaro, che è abituato a vincere, forse doveva esultare diversamente. No, perché io ho esultato senza mancare di rispetto a nessuno, non ho mai mancato di rispetto nella mia vita a nessun avversario. Forse loro hanno frainteso, ma assolutamente io non è nel mio modo di fare mancare di rispetto a nessuno. Abbiamo fatto gol al 90esimo, abbiamo vinto una partita meritatamente e ho semplicemente esultato. Questo è quello che è successo. Adesso anche dalla panchina arrivano giocatori importanti, diventa ancora più difficile nel ruolo di Mister Pancaro scegliere durante la settimana chi far giocare, veramente un parco giocatori che adesso ne permette in qualsiasi partita e dappertutto contare su gente sempre pronta. Io sono contentissimo che oggi Guido abbia fatto due gol, perché è un ragazzo straordinario, oltre ad essere un grandissimo attaccante, ed è il giusto premio per un ragazzo che dopo l'infortunio per 3 mesi si è messo a testa bassa e ha lavorato con una forza di volontà, con una fame e con una voglia impressionante, e oggi è stato premiato. Questo conferma quello che io dico sempre ai ragazzi, che il lavoro paga, e sono veramente molto contento per Guido. E ho 3 attaccanti veramente importanti, Di Carmine, Ripa e Gomez, sono 3 attaccanti veramente molto molto forti e sono contento che siano i miei 3 attaccanti. Avevano cercato di stimolare ancora di più i tifosi anche qui ad Aversa, come se giocassero in casa, non ci sono fatti mancare, non sono mancati anche qui. I tifosi sono stati fantastici anche stasera, ma come lo sono dall'inizio dell'anno. Abbiamo questo zoccolo duro che ci segue sempre in casa e fuori, che ci incita, e noi facciamo di tutto dal primo giorno, quello che ho detto ai miei ragazzi, che noi dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi, con il sacrificio, con le prestazioni, con la voglia, con la fame, e io penso che oggi i tifosi debbano essere orgogliosi di questi ragazzi. Abbiamo fatto 13 in campionato, adesso si è lassù, bisogna dare anche dimostrazione di non soffrire più di vertigini, cioè tornare a vincere anche in casa. Ma noi non soffriamo di vertigini perché non guardiamo niente, noi, come ho sempre detto, e non è un modo di dire, è la realtà, dobbiamo semplicemente continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, con grande convinzione dei nostri mezzi, con grande umiltà, ma pensare di partita in partita. A me quello che interessa, come ho sempre detto, sono le prestazioni, la prestazione poi alla fine, come è successo oggi, ti porta ai risultati, e oggi c'è stata una grandissima prestazione, la squadra fino all'ultimo ha cercato di vincere la partita e c'è riuscita meritatamente. Mister, a lei di solito non piace parlare dei singoli, però oggi è impossibile non fare un plauso sia a Gomez, che ha fatto una doppietta, però Pisseri ha fatto 2 miracoli almeno, e Contessa fino all'ultimo secondo è un treno su quella fascia, è fantastico. Sì, tu hai nominati 3 che effettivamente hanno fatto una partita fantastica. Contessa, Sergio sta giocando a livelli veramente altissimi, un terzino come se ne vedono pochi, ma anche in categoria superiore, sono veramente molto contento per lui. Matteo
un grandissimo portiere, giovane, penso che davanti ha un futuro importante, ma tutti, onestamente io sono contento di tutti, dal primo all'ultimo, anche quelli che oggi magari sono dovuti rimanere a casa, perché noi siamo in 26, quello è un po' la forza di questa squadra, è lo spirito di gruppo, è l'unione di gruppo che c'è, anche i ragazzi che sono rimasti a casa si allenano con un'intensità, con una voglia, con una fame, che poi alla fine fa sì che i ragazzi ottengano questi risultati. Come dobbiamo leggere la sostituzione di Ripa per Gomez? Una scelta tecnica o ha visto il calciatore un po' nervoso? Perché abbiamo visto che fine del primo tempo si è un po' battibeccato con Giovannini numero 5. No, nessuna scelta tecnica, come ho detto, tre attaccanti fortissimi e quindi ci sta alternarli.